È considerevole il numero degli incidenti stradali mortali in provincia di Salerno e spesso a perdere la vita sono ragazzi giovanissimi per i motivi più svariati: stanchezza o sonnolenza, utilizzo di smartphone, mancato rispetto di precedenza negli incroci ai semafori, manovre irregolari, mancato rispetto delle distanze di sicurezza e guida in stato di ebbrezza o sotto effetti di sostanze, ma anche molta disattenzione. Tanti gli incidenti stradali registratisi nelle ultime settimane. L'ultimo 2 giorni fa. Sono infatti ancora sotto shock le comunità di Salerno e Vietri per l'incidente stradale avvenuto domenica all'alba in via Salvatore Allende, nei pressi dello stadio Arechi, dove un ragazzo di 17 anni, originario di Vietri sul Mare, di rientro da una notte in discoteca, ha perso il controllo del proprio veicolo finendo contro un palo della luce. Soltanto il venerdì precedente, intorno alle 4, aveva perso la vita Marcello Cardamone di Cava dei Tirreni, che stava rientrando a casa quando ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava lungo la statale 18 nel tratto tra Cava e Vietri sul Mare. Il 29 luglio fu di un morto e di un ferito, in prognosi riservata il bilancio del drammatico incidente in via Ugo Foscolo a Sant'Egidio del Monte Albino. A perdere la vita un 18enne del luogo, Agnello Longobardi, mentre il minore, che si trovava sul sedile posteriore, fu trasportato in ospedale a Nocera Inferiore. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, morì sul colpo riportando gravi lesioni alla testa. Sabato 9 luglio a Cava dei Tirreni perse la vita Federico Capasso, 22enne di Nocera Inferiore, che a bordo del suo scooter nei pressi del ponte di Pregiato, all'incrocio tra via dei Fabbri e via 25 luglio, si scontrò con una vettura guidata da una donna. Troppo violento l'impatto, il giovane perse la vita mentre l'amico che viaggiava con lui fu ricoverato. C'è bisogno quindi di maggiori interventi e di sensibilizzare e coinvolgere, in particolare anche i giovani, sul tema della sicurezza stradale.